spettatore più o meno interessato della partita di oggi tra Parma e Siena, Simone Monari della redazione bolognese di Repubblica, insomma, si è venuto a dare un'occhiata a com'è questo nuovo Parma di Donadoni in vista del derby che c'è alle porte. Una squadra che oggi ha vinto, quindi cosa che non succedeva dal 20 novembre, quindi una squadra psicologicamente che arriverà al Dall'Ara in salute, una squadra onestamente alla portata, mi sembra che il livello della Serie A, tolte alcune grandi, sia modesto, una squadra che oggi è stata sicuramente cinica e contro un Siena che secondo me ha giocato a tratti decisamente meglio, che probabilmente non meritava la sconfitta, però effettivamente sotto porta il Siena è stato meno preciso, il Parma invece non ne ha sbagliata una. Stanno appunto un Parma cinico, era forse un po' il limite che c'era precedentemente. Sì, è forse un po' il limite che è costato la panchina a Colomba. Devo dire poi che il calcio non è una scienza e ci sono momenti in cui la palla si colpisce e va dentro e altri in cui va fuori. Comunque voglio dire, al di là della scelta legittima ovviamente della società di esonerare Colomba, mi pare che alla fine Colomba abbia lasciato una squadra con, se non sbaglio, 7 punti in più sulla terza e ultima, quindi giudicare negativa la sua avventura a Parma, francamente, considerate le 7 partite dell'anno scorso e quelle di quest'anno, mi sembrerebbe assai ingeneroso. Poi, ribadisco, la società è libera di fare le proprie scelte, ha scelto Donadoni, però ecco, non mi sembra che la gestione Colomba sia stata negativa, anche se ci sono state alcune sconfitte onestamente molto pesanti, ma ci sono anche state diverse vittorie significative e che hanno consentito alla squadra di arrivare poi in una posizione di classifica, direi, serena o comunque tutto sommato serena. C'è stato chi ha osservato una specie di metamorfosi anche nella resa dei giocatori, come forse è normale che sia quando c'è il cambio di guida tecnica, però in settimana avevamo anche sentito Lucarelli dire che finora il Parma aveva espresso ben poco delle sue potenzialità. Beh, guarda, di solito quando si cambia allenatore c'è sempre una scossa dal punto di vista emotivo ed è anche comprensibile, perché ci sono i giocatori che hanno giocato di più che vogliono mantenersi il posto e quelli che hanno giocato di meno che già in settimana sperano di mettersi in luce. Io credo che il lavoro di Donadoni, al quale ovviamente auguro faccio un grande in bocca al lupo, credo che si valuterà un po' più avanti, non certo dalla partita di oggi. Credo che sia sbagliato valutare un allenatore per una partita, ci vogliono secondo me dei mesi per vedere l'impronta o comunque il modo in cui il tecnico lavora, anche se nel calcio di oggi purtroppo abbiamo visto che basta poco per saltare, del resto Colomba è l'undicesimo allenatore che salta da inizio stagione e il primo, se non sbaglio, era stato proprio Donadoni il 12 di agosto, quando fu esonerato da Cellino. Poi c'è stato Pioli, che è stato esonerato da Zamparini, insomma è una serie interminabile di allontanamenti. Ormai il calcio italiano va così, secondo me è un segno di profonda incultura, però questo è l'ambiente. E viene così a mancare questa sorta di sfida incrociata delle panchine tra, per l'appunto, Colomba e Stefano Pioli. Come sta andando questo parmigiano sotto le due torri? Beh, direi che sta andando benissimo, perché ha preso la squadra dopo 5 partite che aveva un punto e l'ha tirata su a suon di risultati, quindi credo che a Bologna non possiamo che parlare bene di Pioli, di quello che sta facendo. Io voglio dire una cosa, sotto tutti i punti di vista la gestione di Pioli è ottima, voglio solo aggiungere, se la squadra però atleticamente sta così bene, ecco, mi sento di dire che forse qualche merito va anche a Bisoli, che secondo me ha sbagliato molto, ma dal punto di vista della preparazione estiva non può essere criticato. E poi un Bisoli che ha pagato anche il calendario parecchio complicato per il Bologna nei primi turni. E da un galantuomo all'altro, io direi, no? Da Colomba a Donadoni sono entrambe due brave Pioli, persone, figure, vero? Figure di un calcio un po' che forse sta scomparendo, che comunque è minoritario, il calcio dei toni bassi, dell'educazione, del rispetto, della dignità. Tra l'altro abbiamo sentito anche Donadoni ricordare Sergio Buso, tanto per rimanere in tema. In tema bolognese, sì, è stato molto, devo dire, molto carino Donadoni a ricordare, e credo anche sincero, perché so che il legame tra i due era profondo e l'intesa
che si era instaurato non era soltanto un'intesa tecnica, ma era anche un'intesa umana. E credi che fosse anche altrettanto sincero quando ha detto di aver trovato un Parma ben allenato da Colomba? Guarda, non lo so se era sincero, sicuramente è stato signorile a dirlo, però voglio dirti, il Parma comunque, il Parma che ha lasciato Colomba è una squadra che aveva, se non sbaglio, fino a oggi pomeriggio 19 punti, certo. E quindi una squadra che ha fatto magari non moltissimo, ma sicuramente abbastanza, perché poi mi pare di poter dire che non abbiate qui a Parma uno squadrone, anche se poi magari forse qualche dirigente è convinto del contrario. E comunque la mia è un'opinione, per carità. Senti, a proposito di dirigenti, Baraldi, che ha un trascorso piuttosto tumultuoso a Bologna, oltre ad aver avuto un doppio trascorso qui a Parma, è passato al Padova. Voi ve lo siete lasciati sfuggire, soprattutto voi giornalisti, anche se tu non eri di quelli che gli facevano tanto la fronda. Beh, più che la fronda è stata un'autentica crociata quella a cui è stato sottoposto Baraldi. E non ci riferiamo alla maglia del Parma. Però ecco, non ci riferiamo certo alla maglia del Parma, voglio dire che sono curioso di vedere se Baraldi a Parma sia un'avventura singola o se invece sarà una sorta di cavallo di Troia per portarci Massimo Zanetti, l'imprenditore del caffè, che resta al momento socio del Bologna, il secondo socio tra i tanti che abbiamo a Bologna. Ecco, sono curioso di questo perché continuo a ritenere la fuga di Zanetti un'occasione sprecata dalla nostra città, anche se poi devo riconoscere che gli imprenditori che hanno gestito il Bologna, che lo stanno gestendo in questi mesi, si stanno impegnando e stanno cercando di fare il meglio. Quindi, sono curioso di vedere se Baraldi a Padova porterà anche Zanetti, nel qual caso Zanetti immagino che intesti le quote a qualcuno, perché se il Padova rimane in B comunque uno può essere socio di due squadre differenti, se non sbaglio, mentre invece a termini regolamentari non puoi avere le stesse quote di due società che fanno lo stesso campionato, mi pare. E diciamo così, insomma, un Baraldi, una sorta di Grimaldello per aprire le porte a Zanetti, questa potrebbe essere possibilità. Ho provato in questi giorni a verificare, sì. Ma non sono veramente venuto a capo di niente, sì. Però così a naso può essere che Baraldi sia andato là come Grimaldello, oppure può darsi che sia solo un'esperienza sua e punto fine, questo lo vedremo più avanti. Mi dicono che ci siano le quote in vendita a Padova. Dicono, esatto, so che stanno cercando. E dall'altro lato dicono anche che Zanetti ha voglia di calcio, ma... Esatto, e anche questo l'ho sentito dire, anche se a Bologna è stato tacciato più volte di non volerne mettere, c'era un po' una vulgata di questo tipo, alla quale per la verità non ho mai creduto, perché comunque Zanetti, ricordiamo che si presentò con 4 milioni su 9, quando aveva detto inizialmente che ne avrebbe messi 3 su 10, quindi... Ma mi pare difficile dire che non ne volesse mettere, però insomma, ormai la vicenda Zanetti è una vicenda che abbiamo archiviato nell'attesa di capire cosa farà con questo 20% di quote che ha. Ecco, se va a Padova lo vedremo presto, secondo me. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.